Ritorniamo sul mio bersaglio preferito. Direi che il Mac l'abbiamo perculato abbastanza su questo canale. E in effetti ammetto di essere un lievissimo detrattore di quelle schimicate, però è anche giusto che non ci sia contro disinformazione, no? Perciò oggi divertiamoci con i 10 miti più deliranti venutisi a creare attorno al McDonald's, che in certi, quasi tutti i casi sono falsi, in altri però un fondo di verità invece ce lo hanno comunque. Siamo arrivati a livelli di complotto e perversione di un supremo che neanche immaginate. Alla numero 10, il mito sulla gustosissima poltiglia rosa. Buona, guardate che cremosità. Ma che cos'è? Che cos'è? Che c***o ne so, è quello il bello. Ma quando nel 2011 balzò agli onori della cronaca, si venne a sapere che quello, quella specie di pongo mutante direttamente da Proxima Centauri, è ciò con cui facevano hamburger e nuggets. Gnam! Come dimostrò l'indagine, con conseguente petizione dello chef Jamie Oliver, di togliere dalla produzione il blob rosa di idrossido di ammonio, che poi fu anche accolta tra l'altro, perciò oggi non c'è più. Solo un mito, ma ieri non lo era. Alla numero 9, un milkshake molto proteico. Benvenuto da McDonald's, desidera? Salve, sì, vorrei uno shake al grasso di porco. Eh sì, perché una delle voci più fantastiche che sul Mac che gli shake sarebbero fatti con il lardo di maiale. Presente anche in patatine e gelati, la cosa chiaramente negli anni ha fatto impazzire orde di vegani che hanno pensato di aver mangiato tanti bei maialini ordinando shake creduti animal free. Peccato che poi la cosa non era vera, non v'è alcuna prova. Tranquilli amici vegani, potete continuare a ordinare patatine dando però soldi a una multinazionale massacra ambiente. Siete contenti? Alla numero 8, una torta di mele senza le mele. Ora io non so chi ordini la apple pie al Mac, sappiate che state facendo rischiare l'infarto a tutte le nonne d'Italia, li avrete sulla vostra coscienza. Ma comunque questa voce viene fuori dall'Australia, in cui iniziò a girare la voce a suo tempo che la torta di mele fosse più che altro una torta di chayote, un frutto tropicale sudamericano, e la base invece fosse fatta di patate. Ora io non lo so perché non l'ho mai mangiata al Mac, però questa cosa non è vera. Poi che quelle mele possano essere state trattate con scorie radioattive, quello è un altro conto, ci posso anche credere, ma son mele, solo mele. E alla numero 7, lo strisciante ingrediente segreto. Nel corso degli anni sono girate voci sugli ingredienti della ciccia di qualunque genere, davvero variegato. Che fosse carne di struzzo, carne umana, carne disumana, ma la più bella, che contenga vermi. Sì, è dagli anni 70 che gira voce che per completare la ricetta con un ingrediente a buon mercato, Ronald metta tanti piccoli vermini nei panini per renderli più succosi. Immaginatevi che addentate il panino con tutti questi vermi che vi escono dal... Non è vero però, non ci sono i vermi. Soltanto carne di canguro. Molto più simpatici dei vermi, no? Carne australiana doc. I canguri del Mac fedeli alla linea, pensate, fin dalla nascita sono addestrati a saltare sorridendo direttamente nella friggitrice. Il Mac si è trovato a dover dare spiegazioni a tale Michael P, che ha chiesto non se, ma quanta carne di canguro ci fosse nei panini, ed ecco la risposta. Brillantoni. Una risposta comoda. Ma dove sono le prove, eh? Io lo voglio sentire dai canguri stessi, che non gli fate del male. E alla numero 5, occhi di mucca allora? Anche meglio. Vi sentite osservati mentre mangiate il vostro panino? Beh, è normale. Da anni gira questa voce che il Mac usi occhi di mucca come filler per i panini, anche loro perché prodotti economici da reperire. E vi dirò di più, per me ci mettono anche dei sensori ottici attivi per continuare a spiarci dall'interno dopo che li abbiamo mangiati e non finisce qui. E sì, invece che finisce qui, è una follia. E soprattutto gli occhi di mucca costano un'eresia, signori, altro che, perché sono usati per la sperimentazione scientifica. E alla numero 4, Ronald McDonald strafattone. Supponevo si calasse tutte le peggio drogucce in privato, ma arrivare a questo. Eh sì, attente mamme, dovete ovviamente prestare attenzione alla voce verissima che dal 2015, ossia da quando il Colorado ha legalizzato l'erba, attraverso la quale si racconta di come i Mac stiano lentamente trasformando i parchi giochi esterni per bimbi in coffee shop all'aperto, in cui i clienti possano farsi tutti i giumboni di guida che gli pare. Io non lo so, ma chi crede a questo? Ma perché dovrebbe essere? E alla numero 3, la roba del Mac non va mai a male, guarda un po'. Ah, questo è un mito? Ah,
veramente pensavo fosse vero. E infatti lo è. Diciamo che è un mito popolare che i panini, solo quelli del Mac, non marciscano. Da anni girano video e articoli, assolutamente non fake, purtroppo stavolta, a dimostrazione del fatto che, riesaminati dopo molto tempo, certi prodotti, come panini e patate del Mac, non sembrino ammuffire né andare a male. E quindi, giustamente, giù a dire: chissà che cacate ci metteranno per far sì che la natura non faccia il suo corso. Esatto. Peccato che succeda con ogni genere di prodotto simile trattato con agenti chimici, acquistabile in un qualunque negozio non biologico, signori. E riflettete su tutte le troiate che ingeriamo ogni giorno. E alla numero 2, 100% carne, ma poi non è vero. Gira voce che la dicitura sui prodotti del Mac 100% carne sia soltanto un marchio registrato come nome dal Mac, soltanto per poi poterlo apporre su tutti i suoi prodotti senza specificare che cosa significhi. Ovviamente questo perché i loro burger non sarebbero 100% carne e così potrebbero mentire sulla cosa. Geniale. Non è vero, anche perché il Mac non ha bisogno di mentire, sappiamo già che non è vero che siano 100% carne. Per la verità pare che ultimamente i burger siano solo di carne, senza additivi, senza altre porcherie, ma non marcisce però, l'abbiamo visto prima. Quindi che cosa ci vengono a raccontare? E alla numero 1, i panini mutanti. In qualche oscura capanna dell'Amazzonia, durante un non ben specificato rituale pagano, fu da lì che lo sciamano del luogo, come mi racconta l'attendibilissimo cugino di mio cugino, iniziò a mettere in giro la voce che i panini del Mac fossero e siano tutt'oggi fatti con carne di animali geneticamente modificati in laboratori ipersegreti, centri nei quali le bestie sono nutrite appositamente per essere ridotte poi in hamburger. Bestie senza occhi, bestie senza corna, senza arti, ma con cuori per soffrire adeguatamente, nutrite attraverso tubi di plastica collegati al loro stomaco da parte di macchine senzienti naziste. Miei cari Neo, benvenuti nel Matrix. Signori, togliete tutta quanta la parte finale delle macchine naziste, ma per tutto il resto c'è gente che crede a queste voci. Il mondo è strano, Beppe, mi raccomando. Guardate anche queste altre top 10 a tema schifezze, ingozzate colossali alla Man vs. Food e quant'altro. Iscrivetevi a Watch Mojo Italia. Ci vediamo domani per un'altra top 10.